No, cosa ha pensato quando raccontiamo quante persone che arrivano dai paesi più diversi vivono nelle nostre città e sono parte integrante della vita di tutti noi, no? Penso che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando oggi. Ci Non sono c'entra tanti immigrati niente. onesti che contribuiscono, come voi giustamente dite, al progresso del nostro paese, allo sviluppo, persone che hanno già tutti i diritti, perché giustamente ci mancherebbe altro. I figli degli immigrati regolari possono andare a scuola, sono curati dal nostro sistema sanitario, addirittura con ricongiungimento familiare. Quando arrivano i parenti dagli altri paesi europei e vengono qui in Italia senza mai aver versato un euro di contributi, gli si dà la pensione sociale agli immigrati. Quindi, i diritti ci sono già in questo paese per chi è regolare. Quello che stanno facendo oggi è un'altra cosa. È Si evidente che vuole non è d'accordo, anticipare il diritto di insomma, voto, si l'onorevole vuole Fabbri, lo anticipare il vediamo dalla diritto di faccia. voto che non ha niente a che vedere con i diritti di cittadinanza che già ci sono. Gli immigrati qua godono di tutti i diritti e ci mancherebbe altro che non fosse così, visto che siamo in un paese democratico, gli immigrati regolari, ma questo non ha niente a che vedere con la cittadinanza e col diritto di voto. Per la cittadinanza ci sono altre regole. Qui si vuole fare una forzatura per pagare un pegno politico a una determinata categoria che si vuole portare dalla propria parte in caso di elezioni.